Ben riesumati, qui siamo con Pilgrim, così, sopravvissuto a mille disgrazie incredibili, inenarrabili, cioè neanche i vichinghi quando andavano a saccheggiare tornavano. Mi manca la peste bubbonica. Si può fare, se vuoi. No, se vuoi non ho, io non ho problemi, no? Ma facci un po' vedere, fai un po' vedere ai nostri ierofanti il tuo corvo. Ah, pensavo il danno al polso. Che detta così, fai vedere il tuo corvo, potrebbe vi essere... mostrerò il mio grosso uccello nero. Vabbè! Ma perché il nostro caro Ugin, eccolo qui, il corvetto. Bello, 8 ore hai detto, eh? Sì! Che bello. Beh, siamo a 16 in realtà con le linee. Si diverte col dolore il nostro Pilgrim. Confido che dopo l'incidente probabilmente sono diventato masochista. Sì, sì, diventerà un cenobita dei... Sì, mi flagellerò tipo in pubblica piazza, così. Col cilicio, mi cilicerò. Bene, bene, dai. Allora... si parte? Beh, cominciamo? Siamo in registrazione di... aspetta, che almeno mi sono visto il titolo in tutto questo. Un genio! Insolito e crudele. Insolito e crudele. È un po' la storia della mia vita. Dettagli. Insolito e ubene. Vero. Insolito e ubene. Allora, vediamo... Il mio grosso uccello nero. Andiamo avanti. Allora, anch'io devo andare a prendere... Tu ce l'hai su Facebook? No, ho già scaricato tutto. Ah, bravissimo, bravissimo. Mi preparo prima. Hai fatto bene, allora, anch'io... Tutto qua, questo, ecco. Qual è il mio colore? Il rosso, il nero? Il rosso, il nero, il blu volevo dire. Allora, rosso, giallo e più, rosa, nero e blu. Allora... I colori power. Esatto. Credi veramente che io non la sappia? Sono anche un po' raffreddato, quindi tipo oggi farò le registrazioni che parlerò. Ce l'abbiamo tutte, perfetto. Allora. Mi soffierò anche il naso in diretta così a buffo. Tanto per darvi un po' di suoni di sottofondo. Allora, vediamo. Allora, tu sei quello blu. Ok. Allora, di nome Dev. Dev. Sono un esatto. Dev. Allora, praticamente la situa è questa. Bella zio, la situa. La situa. Aspetta, fammi un po' un pox. Escici un pox. Ciao ragazzi. Io sono pox e quindi c'è una situa oggi con Zelkor. È un po'... Io l'adoro! Io un po' mi faccio le canne, un po' no. Però più che altro sì. Viva Pox for President. Tornerò in qualche maniera. Vabbè. Allora. Sembravi un po' uno degli amici di merende. Tornerò in qualche maniera. Torneremo prima o poi. Ah, queste cose non si dicono. L'hanno detto loro. Mondo, ci si volesse un po' di bene. Tutti fratelli, capito, no? Semicit, per l'amor di Dio. Che belle persone. Allora. Questo automaticamente diventerà un reel che mi passerai e metterò su Instagram, perché almeno facciamo capire che personaggi siamo. Dal video. Come pure peggio, per carità di Dio. Sì, veramente. Perché siete perseguitati da una simpaticissima entità che non vi lascia andare, si affezionata. No? Secondo le entità malvagie si affezionano e allora ti seguono sempre. Ma guarda un po' che culo. Non vogliono farti mancare i tuoi incubi quotidiani. Il tuo disagio quotidiano. Allora, la voce fa la normale, ha più o meno la tua età. Sì, ok. Tra l'altro, scusami, ho uno starnuto in canna, una cosa che mi dà un fastidio. Vai. Ah! Esorcizza lo starnuto. Ma che è bloccato qui lo sento, qui. Sta uccidendo. Non possiamo neanche chiamare padre Amor. E beh, sta sulla Vespa in questo momento.
Allora, ok. Vabbè. Guarda come va a finire male, sta a vedere. Solitamente. Vabbè. Vado. Penso che il giardino sia un po' spoglio. Come è uscita male? Aspetta, non la rifaccio. Cazzo. Ma vuoi bloccare la registrazione o proseguiamo in tromba maglia? Scusi. Eccellentissimo, onoratissimo. Santo re, Aron Glacé. Quando la blocchi te la dico la fine della frase, va? Allora. Ma il nostro pubblico penso che abbia capito cosa intendevo dire. Alla vostra. Ok, qui c'è il Pilgrim che tenta di ubriacarsi con l'acqua, è proprio disperato. Ho già dato ieri sera, non ti preoccupare. Immaginavo. Così mi fai passare come un cazzo di alcolizzato, ed è vero! Hai detto tutto tu, voglio dire. Che sarà Brunhilde che sarà venuta a prenderti. Porina, soffre il caldo ora, nella sua povera. Settima muta annuale. Allora, sì, Charlie, lo penso davvero. No, non così falso. Beh, appunto perché... No, proprio. Ma sì, ma certo, ma ti pare, ma vai libera, scialla, dormi. Guarda, chiedi al demone che sul letto andrà meglio. Demone. Sono qui, fai tu. Ok? Allora, sì. Ma ti vedevo con la faccia storta, pensavo che volessi starnuti. Dirige l'orchestra al maestro Pilgrim. Mi sono... No, ma mi brucia il naso, aspetta un secondo. queste cose capitano solo in sala di registrazione, cari ierofanti. No, capitano anche nella vita vera, per Dio. Tra l'altro, con queste scene la frase mi brucia il naso. Meno male che non è il culo. Vabbè. No, voglio dire, speriamo che ci sia qualche membro delle forze dell'ordine che interpreta male. No! Cazzo! Dai! Don Pippo, la vita, assolutamente, la vita... non ti pare? Già spendo tutti i miei soldi nei tatuaggi, dove li troverei anche per quella? Chissà cosa ti iniettano con quei tatuaggi. Righella! Inchiostro. Tanto. Sì, ora lo chiamano così. Vabbè. Un uomo che sta combattendo contro i suoi starnuti, la straziata. Non riesco a fare le battute così, porca troia, mi brucia da morire. Vedi l'errore di dormire a finestre aperte senza lenzuola. Dudi. Ecco. Dudi. Bene. Aspetta un attimo che vado a prendere torturo subito. Ecco. Che ragazzi, ho provato a far... a far apparire Pilgrim, diciamo, in disabilie, ma si vergogna. Mi dispiace per le donzelle. Sì, in tutto questo ho realizzato dopo che ho staccato la webcam, ma non il microfono, quindi cioè, potevo veramente dire la cosa. Un attimo che non ti sento, tra l'altro. Ma sì, strombettiamo nel microfono. Sì, sì. No, allora, perché, io non so se anche questa parte andrà in onda, tra l'altro c'ho lo stendino dietro, c'è un'apoteosi di bellezza. Ma no, io stavo dicendo prima che ho anche provato a far sì che tu rimanessi in vichingo style, ma ti vergogni e quindi non... Sì, ma non è che mi vergogno, è che porca paletta, non ce la puoi mettere sta roba online, dai, ti prego. Poi sto in mutande. È per il fan service, no? Ci sono tutte le tue gruppi lì che mi hanno anche pagato per dire dai, fai in modo che invece niente. Così, fitto il gruppo.
dovrò restituire tutti i soldi. Farò i santini di me in mutande sul divano, guarda, almeno te li do e poi li dai alle gruppi che probabilmente subito dopo si butteranno da un terrazzo. Jack dipinti con i vichinghi francesi. Sì, è capito. Una gamba qui, una laggiù in fondo. Io non so se poi tutta sta roba la metterai online, tutto integrale. Vedremo, dipende quanto il livello di pornaggine. No, perché più che altro, ora, viene da dire, non l'abbiamo mai fatta sta cosa, quindi è proprio a primo abbraccio, cazzo di cara, come sempre, ci piace, sì. Ma un minimo di... cioè, un minimo di preparazione, dice, vabbè, dai, oggi registriamo, lo facciamo... pigri, oggi registriamo, mettiamo sta cosa per il pubblico. Ah, davvero? Bene. È quello il bello, no? La naturalezza... Ma ho capito, ma sto anche mezzo raffreddato, potevamo farla una cosa un po' più fatta bene? No, non lo farei. Ho capito, ma tu stai raffreddato a giugno, abbi pazienza, eh. Sì. Ho capito. E la deficienza, no, deve essere l'allergia da prestazione. Prestazioni, sì, vabbè, andiamo oltre su questo. Prestazioni nasali. Tendiamo un pelo pietoso, sì. O un pelo vietoso, va. Allora, più parlo più mi brucia il naso, perché? Chissà cosa ci hai fatto con quel naso. Ma niente. Ma poi sono una narice destra, dovrei parlare così. Ho fatto peggio. Ah. Ok, ci provo. Non so quanto reggo, eh. Allora. Sì, Charlie, lo penso davvero. Oddio, ma è uscito Roma, davvero? Oui. Oh. No, meno scazzato, più deciso come... Sì, okay. Charlie, lo penso davvero. Magari... Bella veloce. Quindi... Ma a parte... Ora, fermo un attimo, però dammi un'antefatta. Ma a parte infilarsi sotto i letti e farsi vedere tipo hello, cioè, che fanno sti spiriti? Fanno proprio questo. Magari tu apri la porta e te la trovi davanti. Beh, se si nutre del disagio della gente, mi chiedo perché non sia ancora qui in casa mia. Comunque. Perché tu hai il coniglio. Ah, giusto. Ora mi spiego molte cose. Guarda che fastidio. Scusami, è che... Tranquillo. Non vorrei capire perché mi pizzica solo il lato destro, tra l'altro. È abitato solo quel lato lì. Ok. Si vede che tiri solo con quella narice. Ce l'hai con la droga oggi, eh? Allora, qui praticamente... Smandibola un po' a box. Ciao, belli. Ci avete due spicci. Allora, ok. No, ok. L'uomo in lotta col suo naso. Che fastidio. In quelle volte dovrebbe voglio staccartelo, scavicchiarlo con un cucchiaino e poi rimetterlo. Scavicchiarlo. Rende l'idea. Allora, esatto. Che qui si prepara una bella litigata. Quindi caricati. Il pilgrim litigioso. Allora. E te ne vai in bagno per guarirti, cioè per curarti, perché ti sei fatto un taglio col vetro. Comunque sì, qualcosa. Ma l'hai fatta apposta sta scena o è una mia impressione? No. Era voluta. No, merda. Però disgrazie. Perché eccolo qui il taglio del vetro. No, so se lo vedrete. E qui ce n'è un altro. Speriamo siano gli ultimi, perché secondo me si diserta. Si è seguito questo passo, veramente. Sì. Ha detto che si vuole scavicchiare il naso, quindi tra un po' lo vedremo tipo i cenobiti, ecco. Probabile, con le punte in testa, veramente. Ecco, sì. Però avevano un gran bell'outfit. Sì. Allora. Ci vedo vestito sadomaso di pelle. Ciao. Okay. Io vado, eh. Vai. No, vado via, nel senso. Stai pensando per la prima volta, diciamo, hai dei pensieri... Scusami. Hai dei pensieri violenti sul tuo naso.
Sì, qui vedo lui si sente paragonato a questo Bill Jessup. Esatto, no? Quindi la scena praticamente è... Se mi avessero detto a me una cosa del genere, mi sarei alzato, andato via, avrei detto vattene a fanculo te, tre quarti di casa tua e pure la famiglia. Mia nipote Claudia. Ecco, così è più bello. Sono proprio qui in sala. Ah, sì, 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 ok, ce la posso fare. Meno maniaco sessuale. Così vestita sotto. Ah. Basta che a 9 anni mi chiudono il canale. Allora... Adesso metterò battuta sfondo sessuale fino alla fine, almeno Zelcor dovrà tagliare tutto. Ti mando le capre. Ma guarda, le faccio anche a loro e le gradiscono. Sì, cioè, tutto... probabilmente sì, guarda. Il problema è che se gradiscono troppo, con tutti quei tentacolini fai... fanno una seduta di tickling infernale. Dice che non mi piace, wow. Wow, allora ragazzi, prendete atto a Tickly, a Pilgrim. A Tickly piacciono i Pilgrim. What the fuck? Da Wood? Piace il tickling infernale. Sapete se avete i tentacoli, sapete cosa fare. Sembra di essere nell'Hazbin Hotel, però è vero. Allora, quindi lui nota l'interesse che ha Dev per il quadro, cioè lui, Dev rimane un attimo scioccato perché sta facendo tutti i suoi calcoli, tipo la signora del Mem con le equazioni, no? E allora gli spiega, non lo so, sembra che hai vinto la lotteria, cioè capisco che sia felice, però non è che hai risolto il problema, hai capito qual è, devi vedere come farne fronte, nel senso... Capito il problema, sei a metà dell'opera. Sì, sì, questo sì, però non vorrei farlo proprio. Che bello, abbiamo un demone in casa, Charlie. Cioè, più. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Bene, allora abbiamo concluso. Che appena mi mandi tutto, dato che eri l'ultima cosa che mi mancava, posso. No, tranquillo, non. No, ma guarda, appena chiudiamo qui la sessione, edito e te la invio, tranquillamente. Ok, così almeno... No, perché c'ho le lettere minatorie degli ierofanti che pubblica qualcosa, sì, lo vorrei... Vabbè, anche... ma ti manca ancora Non si fischia al cimitero, è uscita? No, ancora no, mi manca il Fantascomondico. Mi mancate voi due, ma... Lo so, mi dispiace. Per completare l'album, Ce l'ho. E quindi, dai, ci siamo divertiti anche stavolta. È stato sempre un piacere fare casino con Zelcor, come sempre. Bello. Allora do un saluto a tutti gli ierofanti che avranno visto questo delirio. Io spero un che saluto tu anche... l'abbia tagliato quando uscirà, perché se lo fa integrale, puttanaio. Vedremo, dipende quanto, diciamo, quante marchette mi mandi. Ho capito, manderò una foto del culo, non lo so, una foto in boxer di culo. Ah, questo in che modo dovrebbe persuadermi a andare a tagliare? Che cazzo, ma non lo so, non ne ho idea, per lo schifo. Per girarlo alle ierofantesse, non lo so. Ma no, vedi, avrei dovuto cominciare a registrare da subito, così almeno avevo un sacco di fermi immagini di... La parte in mutande quando mi alzo, bella. Uh-huh. Sera da spacciare. Un bel chicchino da vedere. E anche la maglietta è carina. Ma sono messa a posto. Lo schizzo di sangue è reale, è vero? Sì, ovvio. Se usiamo Luminol, si illumina. Indossare la scena del crimine. Bene, allora qui termino la registrazione e ciao a tutti. Ciao belloni e belloni.